Ed ora lo sport con le notizie, le novità che riguardano il Pescara. Ne parliamo in studio, in diretta con Massimo Profeta, che è qui con noi proprio per raccontarci quelli che sono gli sviluppi societari e anche le novità del calciomercato. Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Anna, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. In realtà non ci sono grandi novità, abbiamo soltanto novità, o meglio, insomma, ne stiamo parlando ormai da giorni, di questo incontro vertice con Rosettano Navarra, imprenditore che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti, fissato per giovedì. Si vedranno lui e Sebastiani per capire, insomma, se Navarra entrerà o meno nel club biancazzurro. Ci ha detto personalmente al telefono fino a ieri: sarà un incontro da dentro fuori. Questo dice tutto, no? Fa capire che, insomma, non c'è l'accordo totale con il presidente. Potrà essere trovato comunque nella giornata di giovedì, potrebbe anche sottoscrivere la quota del 20%, ma non abbiamo contezza di questa indiscrezione. Si parla anche, siamo nel campo delle supposizioni, Anna, dei si dice, insomma, Sebastiani potrebbe anche vendere la maggioranza del pacchetto azionario nella giornata di domani, non sappiamo a chi, quindi diciamo che brancoliamo in questo momento nel buio. L'unica notizia certa, giovedì l'incontro con Rosettano Navarra, che non è un neofita del calcio, perché è stato azionista del Pontedera negli ultimi 2 anni, è stato presidente del Livorno, è stato proprietario in passato della Vispesaro, del Fano, del Frosinone prima dell'avvento di Stirpe, ma anche del Ferentino, che è il suo paese natale, lo ha portato dalla promozione al campionato di Serie D. Per quanto riguarda invece le notizie di mercato, anche qui, insomma, siamo nel campo delle ipotesi, perché, insomma, dovrebbe essere ancora Delicari il direttore sportivo, ma non c'è stata ancora l'ufficialità. Si parla di qualche giovane prospetto, per esempio al Pescara piace Flavio Russo, questa è una notizia che abbiamo pubblicato, eccola qui, grazie a Francesco Berardinelli proprio questa mattina. Russo, classe 2004, compirà 20 anni il prossimo 31 agosto, si è messo in grande evidenza nel campionato primavera, il principe diciamo, è stato il capocannoniere dell'intera manifestazione con 20 gol, 6 assist, anche campione d'Italia con la formazione del Sassuolo, che ha battuto nella finalissima la Roma di Federico Guidi, ex allenatore del Teramo. Tra l'altro c'è una trattativa per la cessione, questa è certa la trattativa, di Cuppone al Cerignola. Il Cerignola è allenato da Giuseppe Raffaele, che ha avuto Cuppone nelle sue dipendenze nella Potenza qualche stagione fa, quindi è assolutamente un giocatore molto gradito al tecnico del Cerignola. Si sono incontrati il presidente del Cerignola e Sebastiani proprio domenica scorsa a Pescara. Diciamo che i club sono vicini, manca però ancora l'accordo con il calciatore. E in tutto questo però parallelamente, Massimo, va avanti anche la protesta della tifoseria contro la presidenza del club biancazzurro. Sì, sarà la terza iniziativa, quella in programma sabato 29 giugno, è stato anticipato l'orario, ci sarà un corteo, si muoverà un corteo da Piazza Salotto sino a Palazzo di Città, quindi non più alle 17.30 ma alle 15, perché poi alle 18, come è noto, l'Italia giocherà gli ottavi di finale del campionato europeo contro la Svizzera.